1 luglio 2023, compleanno di Bike Italia. Oggi compiamo 10 anni e per festeggiare andiamo a fare un bel giro in Sicilia. Prendiamo le biciclette e andiamo. Ci servono altre bici, mi sa. Abbiamo tre borracce e non c'è neanche un posto per riempirla, per riempire l'acqua. Per fortuna l'accesso ai bagni è ancora gratis. Figata, siamo arrivati a Palermo e c'è proprio l'aria, si sente proprio l'odore di mare, c'è pure qua sotto l'ala dell'aereo. Vabbè, due volte ogni ora, ma mica sempre. Cambio di programma e prendiamo l'autobus. Prima lezione dalla Sicilia: non credere alle rotaie, non credere al ferro, credi alla gomma, che quella funziona. Vediamo se poi è vero. Non so se lo sapete, ma Palermo ha creato una delle ZTL più efficaci che ci sono in Italia, però noi siamo sempre bravi a parlarne male, no? Invece poi alla fine il risultato è che quando vai in giro, quando passeggi, è tranquillo, è il traffico. Boh, se non siete mai stati a Palermo, veniteci perché è una roba incredibile. Introduciamo allora, lui è Giovanni Guarnieri, titolare di Inspiring Tours, nonché l'inventore del Sicily Divide. Siamo venuti a trovarlo a Palermo, uno per gonfiare le gomme, due per fare un saluto, tre per chiedergli, e adesso da Palermo dove andiamo? 4 giorni, sono pochini per arrivare da Palermo a Taormina. L'asfalto siciliano è un asfalto a macchia di leopardo. E noi passiamo lì? Con la traccia stradale sì. Allora a posto. Ragazzi, risolto. Quindi riassumendo, io sono partito con questo video dicendo noi andiamo in Sicilia e voi pensavate che noi avessimo un piano. No. E il piano era andiamo in Sicilia, arriviamo a Palermo e poi vediamo. Seconda regola della Sicilia: se non è fritto non è commestibile. Siamo da poco più di 36 ore a Palermo e tutto quello che abbiamo mangiato in un modo o nell'altro era fritto. A Milano se è fritto non te lo dicono, cercano di nasconderlo perché il fritto fa male, fa ingrassare eccetera. Qua lo sfoggiano con orgoglio. Abbiamo fatto serata. Allora, domani sono le 11 e domani mattina alle 5 e mezza si parte. Ora è 6 e mezza. Siamo già in sella. Inizia già a fare quasi troppo caldo per i miei gusti. Ma io mi chiedo perché l'abbiamo deciso di fare a luglio? Potevamo farlo a ottobre. Dopo una salitella di circa 7 km da Palermo si arriva a Monreale, che è... Adesso qua siamo davanti alla facciata del Duomo, che è uno dei capolavori veramente di arte arabo-normanna. Infatti si possono vedere tutti questi dettagli arabeggianti, l'abside poi è una roba meravigliosa, incantevole. Da qua si vede un panorama su tutta Palermo, tutta la valle sottostante fino al mare. Insomma, la salita, tutto sommato, prima salita della giornata, fa battere il cuore. Da qua poi continuiamo verso Prizzi. Praticamente pochi chilometri, forse 2 chilometri dopo Monreale, la traccia ci ha portato su questa stradina che poi in verità è un ex tracciato ferroviario, evidentemente, come si evince da tutti i ponticelli che attraversa, eccetera. Oltre ad attraversare dei luoghi meravigliosi, super calmi, perché non ci passano i camion, eccetera, il grande spettacolo è che è tutto un leggerissimo falso piano, quindi leggermente in salita, come sentite dal fiato, che però ci permette di guadagnare quota senza fare troppa fatica. Zero traffico, verde, ombra, insomma è qua veramente bellissimo. Certo, non è proprio Cinisello, ma... della piana degli Albanesi, che è una figata spaziale. Io neanche lo sapevo che in Sicilia c'erano i laghi. Mm-hmm.
Avevamo trovato questa strada di servizio che sembrava perfetta. Vista così, sembra un po' impegnativa. Terza regola della Sicilia. In Sicilia le autostrade sono gratis. Questo vuol dire che le automobili utilizzano le autostrade. Morale della favola, le provinciali sono vuote. Potete usarle per andare dove volete, finché volete. Punto. Corleone è uno di quei posti che, insomma, c'ha un nome che ti fa venire dei pensieri, perlomeno, no? Cioè, legato a stretto giro a storie di mafia. Quindi uno arriva a Corleone e si aspetta di vedere un luogo pieno di ville sontuose, che invece no. Il paese è così. Uno si chiede, ma con tutti quei soldi cosa ci hanno fatto esattamente? Intanto adesso noi ripartiamo. Sicuri che non vogliamo prendere la statale, no? Fate cicloturismo, ragazzi, mi raccomando. Dai, mena! Che fatica la salita. Dai che è finita. Allora, una salita al 12% al 70° chilometro alle 2 del pomeriggio non me la meritavo. Ciao! Se la salita non è stata facile, questa è la discesa. È grande. È strano che non passino macchine di qua. Pulito ma spartano, qui è dove passeremo questa notte, perché siamo sulla Magna Via Francigena. Adesso siamo a Prizzi, ma se volete vedere come è fatta Prizzi vi porto a fare un giro. Prizzi si trova a 1000 metri di altitudine sul livello del mare e ci si arriva con una salita molto 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 impegnativa, al punto che a un certo punto, non mi vergogno a dirlo, sono sceso di sella e ho iniziato a spingere perché veramente non ne avevo più. E adesso andiamo a mangiare di qua. Giorno 2, partenza da Prizzi, andiamo a Caltanissetta. Si va! Regola numero 4 della Sicilia in bicicletta. Quando c'è un cartello che dice divieto l'accesso, strada interrotta, eccetera, non è propriamente vero. È che diciamo che è sconsigliato il passaggio, soprattutto se sei in macchina, perché molto spesso sono strade molto disastrate. Caldo e noi dobbiamo ancora arrivare là sopra. Arrivati in cima, acqua finita. Per fortuna inizia la discesa, qua tutto chiuso e scendiamo. Discesa! E questo? Che succede? Era previsto? Prego. Sì, lo rifacciamo? No. Giorno 3, pronti a partire. E com'è, come non è, siamo arrivati anche a Caltanissetta, la rettoria di San Sebastiano. Credo che sia arrivato il momento di mangiarsi un cannolo. Le cose da vedere a Caltanissetta è la chiesa del Santo Spirito, che è una delle chiese originarie della cristianità qua in Sicilia, risale al periodo normanno. Non è rimasto moltissimo, dico la verità, però insomma, se passate di qua può essere carino andarla a vedere.
poi sempre a Caltanissetta, per chi volesse provare il gusto vero della vita, ci sono gli stabilimenti dell'Amaro Averna. Arrivando da Caltanissetta, dopo l'Amaro Averna, si scende, una discesa meravigliosa, e si arriva a questo punto che è Capodarso, è il punto più basso della giornata. Questo vuol dire che da qua si sale, dovremo salire ancora più o meno di 700 metri per arrivare a Enna. Cosa c'è di meglio della salita quando la salita è anche controvento? La strada giusta per Omar di Felice. Anche la temperatura. Regola numero 5 della Sicilia. Belle le strade provinciali, ma visto che le autostrade sono gratis, le superstrade spesso sono completamente o quasi abbandonate, nel senso poco frequentate, quindi pochissimo traffico, come ora. Il grande vantaggio è che ci sono i viadotti. I viadotti sono quella cosa che ti evitano un sacco di salite. Viva i viadotti, viva le statali. Chilometri a Enna. Ma la salita a Enna si presenta in questo modo. Io non è che ho tanta voglia, anche perché adesso ho trovato un albero, sa che dormiamo qua stamattina. Siamo arrivati ad Enna. Ma uno dice, arrivo a Enna e trovi la pista ciclabile così, figata, no? Adesso io mi fermo al bar. C'è un chilometro qua, però sono 43 metri di dislivello. E anche oggi la giornata finisce con un po' di portage. Dopo una bella doccia, eccoci arrivati qua davanti al simbolo di Enna. Il simbolo di Enna è questo castello, che è uno dei castelli medievali più grandi d'Italia e che risponde al nome di Castello di Lombardia. Il motivo sembra che sia perché qua c'era una guarnigione di soldati lombardi che, appunto, quando c'era sotto il dominio normanno, furono messi di stanza qua. Adesso andiamo a fare un giro, andiamo a vedere. E laggiù, in fondo, l'Etna, che è dove andremo domani, più o meno, più verso di là, dove c'è Catania. Buongiorno Enna! Inizio della tappa numero 4. Dritti a Catania. La navigazione oggi sarà particolarmente facile perché Enna-Catania è un viaggio completamente verso est. Questo significa che, essendo le 6 del mattino, 6 e mezza del mattino, basta seguire il sole e arriviamo a Catania. All'improvviso diventa la solita pietraia, ma a noi piace il gravel. Tutto a posto. La cosa veramente toccante di questi territori è che si ha un po' la sensazione che siano uguali a quando c'era passato Garibaldi. Sesta regola della Sicilia in bicicletta: l'acqua. Nell'entroterra non è che ce ne sia tantissimo, non troverete tanti bar, fontanelle pochissime, quindi riempite le borracce ogni volta che avete occasione. Corollario della sesta regola: già che vi fermate a chiedere dell'acqua, a prendere dell'acqua, fatevi dare anche del ghiaccio da mettere nelle borracce, vi tornerà utile nell'ora successiva perché mantiene fresca la borraccia. Ehi, ciao! Mare, ma che voglia di arrivare! Speriamo che sia la strada giusta. Qui una volta c'era addirittura dell'asfalto.
Settima regola della Sicilia in bicicletta: fidatevi di Komoot, fidatevi di Google, fidatevi di chi vi pare, ma non esagerate, perché poi finite a fare strade come questa quando di fianco c'è una statale liscissima. Dai, ancora 8 km così, poi peggiora. Povero! Ma che ha? Asfalto! La barriera della civiltà si è riaperta. Arriviamo finalmente a Catania e qua abbiamo la porta d'ingresso. Prego signora, faccia l'ingresso trionfale, ci faccia vedere com'è un ingresso trionfale. Prego, prego, ingressi pure. Con 90 km, 800 metri di dislivello abbiamo chiuso l'ultima tappa Enna Catania. Buon appetito a noi. Guarda che ci stavo. Ottava regola della Sicilia in bicicletta: la convivenza con gli automobilisti. Anche i siciliani, come tutti gli italiani, amano suonare il clacson, solo che è un po' diverso l'uso che ne fanno loro, l'uso che ne fanno qui. A Milano, per esempio, quando suonano il clacson, esce un suono che implicitamente sembra dire una cosa del tipo «Ma va Laura!». In Sicilia è diverso, quando ti suonano il clacson sembra che ti dicano benvenuto oppure ti dicono permesso, e c'è un accento diverso del clacson, come non so se c'è una scuola o che altro, però hanno un modo di un suono che emettono che è diverso, come d'altronde un musicista che a seconda dello stile sa tirare fuori suoni differenti, ecco, una cosa del genere. E questa è Catania, o meglio l'area pedonale in centro a Catania. Ciao! Guarda che cartolina, dico la verità, ho visto tantissime città in vita mia e Catania è quella in cui uno ci torna sempre molto volentieri, perché ha sempre la sensazione di non averla vista abbastanza. Ecco, brutta notizia, questo è il simbolo di Catania, il liotu, la statua della fontana dell'elefante, è chiusa per restauro, le stanno rifacendo il trucco, sarà per la prossima volta, guardatevela su Google, molto carina pure quella. È una bomboniera questa città, una bomboniera. Se non viaggiamo per cercare la bellezza, perché viaggiamo? La stazione, corollario della regola numero uno della Sicilia in bicicletta: non è che i treni non ci sono, è che non ci sono dappertutto, ma quando ci sono, insomma, va tutto bene. Quindi prendiamo il treno. Nona regola della Sicilia in bicicletta: con che bici andare? Vorrei dirvi che va bene qualunque bici, e tutto sommato è anche vero, dipende tutto dalle strade che volete percorrere. Una buona cosa da considerare è il numero di rapporti, quindi considerate che ci sono salite, considerate che ci sono discese, e quindi avere un buon range di rapporti è molto importante. Allo stesso tempo c'è la questione evidentemente della qualità delle strade. Potete usare tranquillamente la bici da corsa se però decidete di percorrere unicamente le statali. Se andate sulle provinciali la questione diventa più problematica, quindi pensate a delle biciclette forti, stabili, che vi permettano di affrontare anche situazioni un po' impegnative, ciottolati, strade sterrate e via dicendo. Nel nostro caso abbiamo puntato su delle Canyon Grail, in delle ottime biciclette gravel che ci hanno dato soddisfazione e non ci hanno mai lasciato per strada. Una cosa da considerare è anche questa, che lungo il percorso non è che c'è questa grandissima disponibilità di negozi bici eccetera, quindi assistenza meccanica poca, dovete contare su voi stessi, imparate a riparare la bicicletta laddove potete, quindi delle situazioni di emergenza imparate a cavarvela, ma soprattutto quindi portatevi camera d'aria, pompa, cacciagomme e tutto quello che serve. Mi raccomando l'olio per la catena, perché anche quella cosa è molto importante per evitare eccessi di frizioni. Decima regola della Sicilia in bicicletta: quando andare?
Allora, noi l'abbiamo fatta a luglio, quindi in pienissima estate. Ed è un'esperienza che, a meno che voi non abbiate voglia di svegliarvi la mattina alle 5 e iniziare a pedalare all'alba per evitare le temperature più calde, ecco, è una cosa che vi sconsiglio. Probabilmente il periodo migliore è quello della primavera e l'autunno. 5-6 anni fa abbiamo fatto il giro della Sicilia in bicicletta a gennaio. Le temperature erano meravigliose, certo, qualche precipitazione, però tutto sommato, insomma, diciamo che la Sicilia si presta bene a essere pedalata in qualunque periodo dell'anno, tranne in estate, a meno che puntini, puntini, puntini. Buon viaggio!